Cyber News, le notizie più importanti sulla cyber security che devi conoscere, selezionate da Cronache Digitali. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo, benvenuti a questa nuova puntata della rubrica Cyber News. Per chi non lo sapesse, questa è la rubrica del mio podcast dove vi racconto una o più notizie relative al mondo della cyber security e che ho selezionato perché le ritengo interessanti per qualche motivo particolare. Oggi vi riporto due notizie che hanno fatto parecchio rumore, se così possiamo dire, e che ci hanno portato a sviluppare alcuni ragionamenti che vorrei appunto condividere con voi. Partiamo dalla prima notizia. Poco prima del 20 luglio scorso è stata colpita da un gruppo di criminali informatici niente poco di meno che l'Agenzia dei Servizi Segreti Russi, la FSB, così si chiama, ha subito un data breach, quindi un furto di informazioni enorme. Parliamo circa di 7 terabyte e mezzo di dati. Dalle informazioni che circolano sembra che tra questi dati ci siano dei progetti segreti dell'agenzia, come ad esempio un sistema per de-anonimizzare la navigazione tramite Tor. Che cosa significa? Tor è un sistema, ne parleremo anche in una prossima puntata del podcast in maniera più approfondita, che permette agli utenti, diciamo, di navigare sul web in forma anonima, senza quindi che si possa rintracciare l'indirizzo IP del computer che stiamo utilizzando. Bene, questo progetto riuscirebbe quindi a scavalcare questa caratteristica peculiare della rete Tor e quindi a individuare comunque chi è che sta navigando su questa rete protetta, diciamo. Sembra ci siano anche altri progetti relativi ad esempio allo scrapping dei social network. Che cos'è lo scrapping? Lo scrapping è una tecnica informatica che consiste nell'estrazione di dati in modo automatizzato attraverso strumenti in grado di analizzare in qualche modo e scandagliare il web. Quindi in pratica vengono raccolte una serie di informazioni per capire che cosa stiamo facendo in modo automatico. Insomma, sembra proprio che tra i dati trafugati ci siano informazioni molto molto interessanti, ma d'altronde non poteva andare in altro modo, pensando che è stata attaccata un'agenzia segreta russa, no? Uno degli aspetti interessanti di questa vicenda però è la modalità di attacco usata. Sì, perché in realtà i criminali informatici hanno colpito non direttamente l'agenzia russa FSB, ma uno dei principali contractor, ovvero un fornitore, in particolare la CTEC. Ora, la modalità di attacco ad un fornitore per poi raggiungere di conseguenza altri target è una pratica molto utilizzata oggi e molto insidiosa. Viene chiamata in gergo attacco alla supply chain. Perché questo tipo di minaccia è così pericoloso? Lo possiamo capire facendo una semplice considerazione. Molto spesso una parte dei nostri dati aziendali, ma anche personali, vengono condivisi, gestiti o anche in qualche modo lavorati da un nostro fornitore o da un nostro partner. Questo significa, ad esempio, che anche se noi come azienda abbiamo comunque investito risorse economiche, anche ingenti, per proteggere la nostra, appunto, realtà aziendale, un attacco a un nostro fornitore, che evidentemente ha però qualche falla, andrebbe comunque a compromettere i nostri dati. Quindi è un punto di attenzione, soprattutto in ambito aziendale, e cercare di riuscire a controllare, a capire come i nostri fornitori si proteggono e lavorano le nostre informazioni. Seconda notizia, il governo del Kazakistan ha bloccato l'accesso ad internet degli utenti a meno che non venga installato un certificato di sicurezza chiamato National Security Certificate. Il problema è che installando questo certificato, che di fatto diventa quindi un'operazione obbligatoria se si vuole navigare in internet, tutto il traffico viene monitorato dal governo stesso. Ora, il Kazakistan, mi sono andato un po' a vedere come il tipo di paese, perché mi ha incuriosito questa notizia. È uno stato dell'Asia centrale con circa 18 milioni di abitanti. È tra l'altro in qualche modo famoso perché al suo interno risiede la stazione spaziale di Baikonur, penso che non so se la pronuncia è esatta, perdonatemi, che è comunque la più vecchia e la più usata di tutto il pianeta. Tra l'altro l'ultima missione di pochi giorni fa
che ha visto tra i partecipanti anche il nostro astronauta italiano Luca Parmitano, è partita proprio da lì. Tra l'altro, se volete togliervi una curiosità, potete anche osservarla da Google Maps. Ma torniamo a noi. Il Kazakistan quindi è sulla carta una repubblica, ma di fatto il governo è una dittatura, e anche questa azione di controllo non fa altro che confermarlo. Vediamo meglio però di cosa si tratta. Dunque, noi sappiamo che quando navighiamo in internet con il nostro PC o smartphone utilizziamo un browser, quindi un software che ci permette di accedere ad internet. I certificati di sicurezza sono dei, potremmo chiamare dei piccoli software aggiuntivi che servono al nostro browser per comunicare in maniera sicura, e che spesso vengono anche utilizzati da alcuni fornitori per criptare le comunicazioni. Bene, è quello imposto dal governo, però ha finalità che sono differenti, perché permette appunto all'organizzazione governativa di poter leggere tutto il traffico che viene generato dagli utenti. I fornitori di accesso quindi del paese sono stati obbligati a far sì che i loro utenti, i loro clienti installino tale certificato, pena la mancanza di navigazione ad internet. Se infatti ad esempio andiamo a vedere sul sito di Tele2, che è uno degli operatori mobili 4G del paese, che conosciamo anche come nome qua in Italia, prima che lo acquisisse Vodafone, leggiamo testualmente che tale certificato ha lo scopo di proteggere i sistemi informativi e i dati, così come a identificare hacker o cyberattacchi da parte di truffatori che su internet operano nello spazio online del paese. Insomma, viene in qualche modo venduto come un sistema di sicurezza, quando invece è un sistema di controllo totale. Sarà interessante a questo punto anche vedere la reazione di qualche big, come ad esempio Mozilla, che con il suo browser Firefox sembra stia cercando una soluzione per eludere questo passaggio ad oggi obbligatorio. È comunque un tema che fa riflettere. Cioè, il controllo del traffico come mezzo per difendersi dai cyberattacchi, personalmente io lo ritengo un sistema che limita la libertà, restrittivo e decisamente fuori da ogni logica, ma questa naturalmente è solo la mia opinione. Mi piacerebbe poi sapere anche voi cosa ne pensate. Bene, con questo abbiamo terminato la puntata. Vi ricordo che è da un po' aperto il canale Telegram, che potete trovare cercandolo come Cronache Digitali Cyber Security per Tutti, e potete contattarmi anche sul mio blog marcogovoni.it, semplicemente cliccando sul fumetto giallo in basso a destra. Potete quindi scrivermi e farmi richieste o approfondimenti. Per ora è tutto, vi saluto, a presto e alla prossima puntata. Ciao!